Vi sono voci ed eventi che appartengono alla storia. Niente e nessuno potrà far dimenticare a persone della mia generazione la voce misteriosa di Niccolò Carosio che dai microfoni della radio raccontava le gesta della nazionale azzurra, così come nessuno mai potrà dimenticare il piglio entusiasta di Nando Martellini che dal Santiago Bernabéu, quella sera di quel luglio del 1982, ci annunciava che l'Italia era campione del mondo, campione del mondo, campione del mondo. Le voci dei radiocronisti e dei telecronisti Rai hanno accompagnato la nostra vita, appunto, per i grandi eventi, come ricordavamo, ma anche nel quotidiano della domenica, quando tutto il calcio minuto per minuto interrompeva il nostro pomeriggio domenicale per raccontarci cosa stavano facendo le nostre squadre preferite. I telecronisti e i radiocronisti della RAI sono stati dunque non solo un'istituzione, ma anche un modo attraverso cui l'Italia è stata raccontata. Tutto ciò mi è venuto in mente ascoltando recentemente le telecronache della nazionale azzurra impegnata in amichevole contro la Spagna e contro la Germania. Le voci di quei telecronisti erano una sorta di voci vuote, quasi lontane da noi, quasi come se non avessero più né l'impronta né la voglia di raccontare. E ci è voluto ovviamente solamente la follia generosa di Trapattoni, con i suoi anacoluti, le sue frasi sbagliate, i suoi verbi approssimativi, per ridare a quelle telecronache un po' di verve, un po' di voce, un po' di grinta. Tutto questo a testimoniare come il lento inesorabile declino dello sport in Rai sia arrivato al suo apice. I troppi anni in cui Sky è diventata la padrona delle nostre domeniche. I suoi telecronisti sono diventati moderni, giovani, capaci di raccontarci non solo il calcio, non solo la partita, ma anche i costumi e le mode di quest'Italia. Appare in tutta la sua disarmante chiarezza lo iato che esiste tra il servizio pubblico e la collettività. Una collettività che non si riconosce più nei suoi telecronisti, nei suoi radiocronisti e che si deve attaccare al vecchio, fantastico, immarcescibile trap per continuare a dire: quella è la mia nazionale, quella è la mia telecronaca.